Quindi il gesso è questa roccia cristallina che caratterizza tutta questa zona collinare. Una roccia che sembra diventata una roccia, un'altra che sembra una roccia. Andiamo Yuri, vai! Vado io? La mappa che rappresenta il territorio dove noi ci troviamo. Dove siamo? Qui. Voi siete qui. Voi siete qui, esatto. Bene, parcheggio, ok. Dobbiamo salire su a Monte Rontana. Dov'è? Ok, dobbiamo quindi salire. Quindi all'inizio avremo un percorso che ci porterà su fino a questa sommità qua. Poi dopo da lì scenderemo giù. Chiude la fila. Sì. Va bene? Ok, avanti vado io però, giovanotti. Ecco. Male. Appena chiamato. Notti, non correte, perché sennò quelli meno giovani di voi non ce la fanno. Non sicuro. Mamma! Calma. A me mi tocca dirlo sempre con mio figlio. Perché ormai mi doppia. Con le gambe che c'ha. Ok. Allora. Questo buco che vedete qui recintato è uno dei 200 ingressi di grotte che ci sono nel parco. Il parco è un parco carsico, quindi dove l'acqua ha creato le grotte, perché il gesso è una roccia che si scioglie in acqua, e questo è uno dei tanti ingressi di grotte. Allora, le grotte visitabili dai ragazzi sono due. La grotta Tanaccia, che si trova a poche centinaia di metri da qua, per andare a Brisighella, e oppure la grotta del Re Tiberio a Borgo Rivola. La Tanaccia è alla portata di questo ragazzino. Della grotta, planimetria della grotta, dislivello della grotta e attrezzatura necessaria per esplorarla. Perché tutte le grotte della regione Emilia-Romagna sono state rilevate, esplorate dai speleologi ed è stato fatto un catasto di tutte le grotte dell'Emilia-Romagna. Quindi sono consultabili. Ok, guardate da questo lato questo grande avvallamento. È quella che si chiama tecnicamente dolina. Ovvero una zona dove l'acqua ha sciolto ed eroso, ovvero l'acqua che un tempo scorreva in superficie ha cominciato a infiltrarsi nelle fessure causando il progressivo abbassamento di quello che una volta era un altopiano. Sotto contemporaneamente si è sviluppata la grotta. Quindi in fondo a ogni dolina c'è sicuramente una grotta. Non è sempre detto che sia percorribile. Spesso nelle zone gessose le doline erano le zone, una delle poche zone sfruttabili a livello agricolo. Quindi sempre dritto. Abbiamo no, parco del vento del po'. Lì ci assicuri che sia. L'abbiamo già fatto. Andiamo andare. Le case d'oggi. Quindi direttamente sono due volte. Dove c'erano dei buchi come questo, profondi 10-12 cm, si riempiva con la malta la base di gesso e si livellava il pavimento. Non abbandona nessuno. Vieni, non perdere i tuoi compagni. Ale, alla prossima mi incavolo, Anche penso io, mamma, Ale. Gli do la bestia. Cioè, a pensare alla mongola. Vado io? Sono qua. Voi? Era considerato naturale. In realtà era fatto dai crolli delle strutture murarie che c'erano un tempo.
parte terminale della struttura muraria, ok? E c'era anche un altro muro in mezzo che lo separava, ok? Quindi da questo lato diciamo la formazione a cuneo del castello, dall'altro lato, e dopo capirete perché, c'erano le due torri, c'erano una che si è conservata, l'altra che era andata completamente distrutta, che è stata riportata alla luce dallo scalo. Ok? Adesso, facendo attenzione dove mettiamo i piedi, andiamo su verso la zona delle torri. Ok? Qui sotto c'è quello che si chiama un pozzo alla veneziana, profondo oltre 5 metri, con due cisterne da 300 litri cada una, che per noi oggi vorrebbe dire pochi giorni di autonomia. Esatto. Per l'epoca voleva dire una grande autonomia, perché una volta ci si lavava. Non andare troppo vicino là, Claudio, guarda che c'è, si sente ben colpa. Molto diversa? Molto diversa. Ah, questi due. Tu non ce l'hai i canini? Magari non così sviluppati, ma ce li hai i canini. Ok. Questi denti si chiamano? Molari. Ce li hai anche tu? Sì. Qui davanti ci sono rimasti solo i buchi, ci sarebbero gli incisivi. Ce li hai gli incisivi? Quindi la dentatura è molto simile alla nostra. Noi siamo erbivori, carnivori, onnivori. Onnivori. Quindi questo cos'è? Onnivori. Il cinghiale mangia qualunque cosa, ok? Okay. Quindi dentatura in grado di far sì che possa mangiare veramente qualunque cosa. Vediamo se trovo dentatura. Mentre quest'altri, che ricoprono la schiena e i fianchi, sono una micidiale arma di difesa per l'istrice. In grado di fermare qualunque predatore tranne che l'automobile, che è la principale buca causa di morte dell'istrice nel nostro territorio. No. E le gomme? Buca la ruota però. Buca le gomme, sì. Quello sì. Se ci fissi sopra con le gomme è abbastanza probabile che fanno boom. E toccano una sola foglia. La prima che si tocca è quella che vale. Ok? Facciamo una prova. Dico numeri 5 quercia. 5? Qual è la quercia? Sbagliato, quello è l'acero di monte. Quello è l'acero campestre. Numero 1 carpino. Foglia ovale, sbagliato. Questo. No, è un nocciolo! Bella! Vedi che c'è qualcuno che... acero campestre. Brava! Ok, un punto per voi. Ottimo. Numero 6 quercia. Non sbagliatevi la quercia. Ah, quella. Brava. Uno pari. Numero 2 ordiello. Bravo. Ok. Numero... Dove vai? Devo chiamare loro che me la porti via, non ho capito. Ah, numero 1 acero di monte. Brava! 2-1 per loro.
Numero! Non è che non l'ho chiamato. Ho chiamato tutti almeno una volta. Bravo, bravo. Numero 6, nocciolo! 6, quello che ho! Quello! 6, 3. 2, corniolo! Quella! Oh, no! Era quell'altra lì in mezzo. Questa! No? Quella! Ah. Numero 6, quercia! Brava! Ancora un po' di quercia! Numero 5, corniolo! Quella! Oh, quella è il carpine, quella è l'ornello! Quella laggiù che è scesa dall'alto, ha cominciato a passare in mezzo delle crepe e ha allargato queste crepe un po' alla volta, creando questi solchi verticali. Si chiama buco delle candele perché una volta, quando c'erano le candele, la cera che colava di lato ricorda questa formazione. Ok? Qui vedete una parete, un fronte. Nel caso del buco delle candele, il fenomeno ha assunto una forma circolare. Quindi si vede proprio tutta la parete, l'anello di roccia, scavato con questi solchi verticali e ci si infila in mezzo. Quindi uno può scendere in mezzo a questo buco e trovarsi circondato dalle pareti di roccia erose in questo momento. Prima che è difficile trovare il buco, come è successo? La revisione della La specie che se andiamo a vedere il rapporto di settare che ci sono con la selvatica sono troppo poco. Perché o accettiamo il fatto che abbiamo la cassa di diciamo, da piegati! Non fai la trottola! Ok, mi piego! Piegati! Ok, adesso ti piega, non ti pieghi mica! Andiamo, va giovanotti! Di andiamo, mi piego, guarda! Andiamo alle macchine! Ecco uno splendido panorama della vena dei gessi. Sei bello! Guarda, te ne sono degli altri, Sofia, eh! Guarda questo com'è grande, Sofì!